Una suora arrestata ed altre tre consorelle allontanate dall'isola con divieto di dimora addirittura nell'intero territorio regionale della Campania. Questo è il bilancio dell'operazione eseguita dai carabinieri della compagnia di Ischia in applicazione di un'ordinanza del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura presso l'Istituto Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola Terme, nel quale sono ospitati minori in attesa di affidamento, adozione o in affido a seguito di provvedimenti giudiziari, nonché minori ospiti esterni a seguito di corrispettivo pagato privatamente dai genitori che frequentano un asilo paritario. La suora arrestata è Marie-Georgette Rasimalala, 55enne del Madagascar, l'addetta al servizio mensa dell'istituto religioso. Le indagini traevano origine dall'acquisizione di un filmato girato da una minorenne ospite della struttura, nel quale si nota l'arrestata consorella che all'interno del refettorio viene ripresa nell'atto di schiaffeggiare e tirare più volte con forza i capelli a un bambino di 4 anni, disperato, alla presenza di altri bambini che la invitavano a fermarsi, colpendo altresì con uno schiaffo il fratello di 8 anni intervenuto per difenderlo, causandogli la fuoriuscita di sangue dal naso. Per le altre tre suore è stato disposto il divieto di dimora in Campania. Si tratta della madre superiora, Angela De Bonis, nota ai più come Suor Edda, 81 anni, di Noelin Razana Drausi, 51 anni, anche lei del Madagascar e anche lei addetta alla mensa, e di Alice Albaracin, quasi 48 anni, nata nelle Filippine, addetta al servizio dopo scuola. Le attività investigative hanno consentito di identificare le autrici dei reati e di ricostruire ulteriori episodi di sofferenze fisiche nei confronti di minori ospiti di questo istituto, consistite in atti di violenza come tirate di capelli, schiaffi alla nuca, calci, ciabatte sulle mani, intimando loro il silenzio e privandoli dei telefoni cellulari al fine di impedire riprese foto e video, con le aggravanti di aver abusato della condizione di debolezza fisica e in certi casi psichica dei piccoli. Questi elementi hanno portato il giudice a ritenere tutte le indagate concorrenti nel reato di maltrattamenti e ad emettere nei confronti della consorella ripresa nel filmato per la brutalità della condotta posta in essere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli e nei confronti delle altre tre indagate la misura del divieto di dimora nel territorio della Campania. Ora quello che tutti si chiedono è che cosa accadrà alla struttura così colpita da questa operazione e che cosa ne sarà dei tanti bambini affidati all'istituto dal Tribunale dei Minori e che ora vedono il loro futuro appeso ad un filo. Gian Battista Castagna, allora stamattina appena appresa la notizia, qual è stata la tua prima sensazione e reazione? Cosa hai pensato? Ma è un dispiacere immenso. Diciamo che in altre interviste ho dichiarato effettivamente che la commozione era tanta perché conosco Soredda da una vita e conosco anche l'opera che ha portato avanti e sta portando avanti da tanti anni con tanto successo, con tanto amore. Quindi venire a conoscenza di un fatto così terribile, veramente ecco, sono andato a scuola, stamattina è stata una giornataccia proprio perché insomma tutta questa storia veramente mi ha scosso non poco. È chiaro che la magistratura deve fare il suo corso, insomma è giusto che stia così, ma io dico questo, che in questo momento noi dobbiamo solo tacere, cioè non portarci in commenti che fanno solo del male, dobbiamo aspettare che la magistratura faccia il suo corso, dia appunto un senso a tutto questo, e ci sarà sicuramente, e io sono certo che poi alla fine le motivazioni verranno fuori. Quindi tutti questi paroloni che sto sentendo su un'opera che noi stessi camassamicciolesi, ma gli ischitani sanno quanto è stata ed è importante quell'opera che sta portando avanti questa suora, dove Casamicciola giustamente l'anno scorso, ricordo, il Consiglio Comunale in maniera unanime ecco, conferì a Soredda la benemerenza proprio per dimostrare l'affetto e tutto ecco,
il lavoro, che effettivamente la passione che ci metteva e che ci mette appunto nel suo compito. Quindi credo che in questo momento dobbiamo necessariamente ascoltare, fare silenzio e ecco, pregare veramente per questa suora, pregare, perché in questi momenti veramente c'è solo da, da ecco, stare in silenzio. Quindi Scuola Viva va bene per quei ragazzi che frequentano la scuola e che hanno una possibilità in più il pomeriggio di non perdersi nelle maglie, no? Della malavita per strada, che non hanno dei punti di riferimento anche a casa, e quindi avere un segnale dalla scuola. Ma quello che dovrebbe fare un programma per contrastare, perché diciamo sempre che Scuola Viva nasce anche per il contrasto all'evasione scolastica, è quello di salvare quanti più bambini non vanno a scuola e mettere i genitori nelle condizioni di essere presi in carico, perché il problema non lo risolvi solo col bambino, ma lo risolvi ovviamente anche con la presa in carico della famiglia. E quindi proprio in questi giorni l'Ufficio Scolastico Regionale insieme alla Procura hanno dato una nuova circolare, e le segnalazioni non verranno fatte solamente ai servizi sociali, ma verranno fatte in contemporanea ai servizi sociali e alla Procura. Quindi un'attenzione maggiore da parte di tutti è l'evidenza che il problema c'è e che la Regione deve agire nel migliore dei modi, perché sono tanti i fondi che investiamo e che abbiamo investito sia in Scuola Viva, 8 milioni solamente per scuola di quartiere, e purtroppo dalle notizie che ho io non abbiamo un monitoraggio dei bambini che ci sfuggono dalle mani, che perdiamo, perché proprio per le politiche che mettiamo in campo come regione noi non dovremmo intervenire quando ormai il bambino non ci va più a scuola e quando è perso il bambino. Dovremmo adottare delle azioni di prevenzione per le famiglie più a rischio e per i quartieri più a rischio, che ci mettono in sicurezza e che fanno capire a quella famiglia che devono crescere il bambino aiutati, perché da soli non ce la faranno mai, secondo dei criteri che gli diamo noi. Altrimenti facciamo delle belle iniziative, avremo dei ragazzi che sapranno l'arte, sapranno anche fare delle creazioni, sapranno specializzarsi in alcuni settori, l'informatica piuttosto che in altre cose, ma l'obiettivo primario che vorremmo dare a un intervento di milioni di euro come quello di Scuola Viva non rende, perché i bambini purtroppo non li salviamo, quelli che non vanno a scuola non ci andranno mai e non avremo mai contezza, perché io questo è quello che chiederò stamattina, con sia l'istituzione di un tavolo regionale di confronto tra la Giunta e il Consiglio e un monitoraggio sui numeri, perché è veramente scandaloso secondo me che la Regione Campania non abbia un dato da cui partire. La scuola X che viene rifinanziata con Scuola Viva, quanti bambini ha perso? Li ha persi? Quante nuove iscrizioni ha avuto? Quanti bambini non sono ritornati a quella scuola? Noi abbiamo un dato anche su Napoli di 2300 segnalazioni solamente ai servizi sociali di bambini che alla scuola elementare non sono più ritornati a scuola. Ci tengo a fare una precisazione, perché spesso si fa confusione rispetto a quello che è l'abbandono scolastico, la povertà educativa e la dispersione scolastica. La dispersione scolastica misura la percentuale di ragazzi dai 18 ai 24 anni che non ha conseguito un titolo di studio almeno triennale successivo alla licenza media, per capirci. Quindi dopo la licenza media devi fare almeno 3 anni, prenderti una qualifica professionale e non sei più tecnicamente disperso. Questo chiaramente capita dai 18 ai 24 anni, quindi avviene la rilevazione. Noi abbiamo dei programmi come Scuola Viva che invece combattono quella che è la povertà educativa, dare la possibilità ad un ragazzo che non se lo può permettere di studiare il violino oppure di fare sport oppure di fare teatro. È evidente che può non migliorare quelle che sono le sue performance, ma sicuramente apre una serie di scenari, e per noi questo è fondamentale.
Per quanto riguarda invece la dispersione scolastica, ci stiamo concentrando su quella che è l'IFP, l'istruzione e la formazione professionale, quindi dare la possibilità ai ragazzi di acquisire la qualifica almeno triennale. Ad oggi il sistema in Campania si basa più sulla formazione professionale, che non è mia delega, quindi con enti di formazione professionale che danno la qualifica, meno sulla scuola. Noi abbiamo solo 13 scuole che sono accreditate per la formazione, per l'IFP, quindi istruzione e formazione professionale. Che cosa intendo fare? Modificare quelle che sono le linee guida, di modo che scuole, CPE e università abbiano un accesso facilitato rispetto a quella che è l'istruzione e la formazione professionale, anche perché una scuola dà un diploma e quindi mi sembra assolutamente logico che possa dare anche una qualifica professionale. In questo modo non solo la formazione costa meno, ma noi possiamo intercettare i ragazzi che si iscrivono casomai al primo anno in un istituto superiore, che cominciano ad abbandonare la scuola, cioè che non la frequentano, e potrebbero essere inseriti in questi percorsi. Per una scuola naturalmente è molto più semplice intercettare questi ragazzi, quindi dopo queste linee guida cercheremo di aprire a molte più scuole e naturalmente speriamo che ci possano dare una grande mano. Tra l'altro il tasso di dispersione oggi è del 18%, solo qualche anno fa era arrivato a percentuali che sfioravano il 25%, quindi comunque un miglioramento c'è. È ovvio che se investi sulla primaria, quindi su bambini di 5, 6, 7 anni, i risultati li potrai rilevare solo dopo moltissimo tempo.